Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui nel mio studio, questa volta virtualmente con le tre giovani amiche che hanno accompagnato questa campagna referendaria per il no a Laurie e dintorni. Non c'è bisogno che ve le presenti, le conoscete già. Mi fa piacere che come dire, il filo di questa nostra interlocuzione non si perda. E quindi ho provato a contattarle e ho provato insomma a continuare a dialogare con loro su tematiche che siano quelle sicuramente del referendum, quindi di commento al dopo voto, ma anche su tematiche un po' più generali. E scopo principale di questa conversazione è quello proprio di mantenere in vita un dialogo, un ragionamento da portare avanti magari anche nel tempo, che sia fonte di dibattito, di ragionamento e di arricchimento culturale. Quindi vi saluto tutte, vi ringrazio e vorrei un commento, un breve commento sull'esito di questo referendum costituzionale. Grazie. Ciao Italo, ciao ragazze. Grazie innanzitutto. Beh, noi eravamo per il no e ha stravinto il sì, soprattutto al sud. E nella nostra Basilicata il sì ha vinto per il 75%, una cifra enorme. Sicuramente per me è stato un voto contro la cialtroneria di una certa politica e il fastidio di doverla pagare, che per me ha poco a che fare con il taglio dei parlamentari. Sicuramente è stato sbagliato il metodo con cui è stato proposto questa riforma. E la politica sì può sbagliare, ma ciò che più a me ha colpito è che hanno fatto riferimento alla politica come costi e poltrone. La politica è altro, è un bene supremo che deve essere, va custodito e alimentato proprio con il pluralismo, mediante appunto la partecipazione. Sicuramente la nostra battaglia, questo filo non si spezzerà, perché la battaglia ora inizia. Ora bisogna pensare ai correttivi essenziali che contro le disfunzioni che discendono da questa riforma, dal taglio dei parlamentari. 6 milioni di italiani hanno detto no e vogliono essere rappresentati e auspicano comunque almeno in una legge elettorale che vada a tutelare il pluralismo all'interno delle istituzioni. Certo. A me ha molto colpito l'intervento di Beppe Grillo nel suo dibattito e dialogo con il Presidente del Parlamento europeo, dove proponeva in maniera provocatoria, ma non so fino a che punto, diciamo quasi l'abolizione della rappresentanza parlamentare e la sostituzione di questa con il sorteggio. Questo era uno dei timori che avevamo noi sostenitori del no, cioè che dietro la voglia di ridurre il numero dei parlamentari si celasse invece la volontà di abbattere questo sistema rappresentativo. Mi fa piacere avere con noi una classicista, una grecista, Antonella Viceconti. Vorrei che mi facesse anche, se vogliamo, un confronto con l'Atene classica, che pure utilizzava il sistema, in parte almeno, del sorteggio. Sì, appunto, nell'antichità, non solo ad Atene, anche a Roma in realtà in parte si utilizzava il sorteggio. E appunto, prima di tutto, i numeri sono diversi. Noi parliamo di Atene, che era una città. Gli abitanti di Atene non erano senz'altro il numero uguale a quello degli italiani ora. Sarebbe impensabile poter affidare a ogni italiano un sorteggio, ecco. Appunto, poi in generale l'utilizzo del sorteggio, quindi degli ostraca, nell'ostracismo, per esempio, questa tecnica che avveniva per cacciare in qualche modo gli avversari politici, spesso potevano essere manipolate. Per ritornare al passato, prima di tutto bisognerebbe
studiarlo a fondo, capirlo, capirne i meccanismi, ma credo che sarebbe anche impensabile tornare in un passato come quello di Atene, che non si può riproporre, sarebbe davvero anacronistico pensare una cosa simile, perché non sarebbero comunque gli stessi i metodi, ma poi soprattutto in una repubblica così grande come l'Italia. E, in generale poi, come diceva anche Antonella, sono comunque un gran numero le persone che hanno deciso di votare no. E, non vorrei che con il tempo questo malcontento crescesse, appunto anche da affermazioni come questa. E perché noi siamo ormai una parte di quella minoranza, siamo parte di quel pluralismo che si dovrà far sentire sempre di più, proprio per questo la nostra battaglia inizia ora. E proprio per questo non si può minimamente pensare di abolire quella che è la rappresentanza così organizzata, perché appunto è una rappresentanza perfetta. Perfetta perché? Perché va a ovviare a tante magagne che possono esserci sotto ogni punto di vista. Poi l'idea della digitalizzazione sarebbe davvero... Democrazia diretta digitale sarebbe la forma più estrema di populismo e sarebbe la forma, come dire, anche di una... oserei definirla anche di dittatura digitale. Ma sarebbe anacronistico pensare sia ad un sorteggio pari a quello dell'antica Grecia, anacronistico anche pensare a una digitalizzazione nonostante siamo nella piena era digitale. Tutti conosciamo i problemi del web e di tutto ciò che c'è dietro di esso. Quindi mi sembra che si voglia millantare un ritorno al passato, però abbandonando quello che è il nostro passato più recente, che è appunto quindi la nostra Costituzione, il Parlamento, quindi davvero sarebbe davvero poco credibile. Ecco. Poco credibile e aberrante. Francesca, con te invece volevo parlare un po' di quello che sarà il necessario passo successivo rispetto al referendum, e cioè l'analisi e, come dire, un approfondimento su quello che è il tema dei sistemi elettorali. Io più volte l'ho dichiarato, da liberale preferirei un sistema maggioritario secco all'inglese, perché garantisce, come dire, massima trasparenza e massima efficienza nell'attribuzione dei seggi. Mi rendo tuttavia conto che ora l'analisi anche da parte mia deve necessariamente tenere in conto questa modifica così forte, così importante al numero dei parlamentari, e quindi anche io sarò il primo ad affrontare un nuovo studio su quelli che sono i sistemi elettorali. Tu che idea ti sei fatta? Che ragionamento puoi proporci? Che idea hai? Allora, innanzitutto grazie Italo. Come dicevano le mie compagne, ovviamente, cioè, quello che sta accadendo è, diciamo, una totale innovazione. Si vorrebbe portare il tutto sul digitale. Io sono un po' scettica su questo, perché un click non può prescindere, diciamo, quella che è la decisione, con tutto, diciamo, il rischio che potrebbe comportare avere un'elezione sul web. Le dichiarazioni di Beppe Grillo sono, secondo me, assurde, non è proprio pensabile, e anzi si auspica ad un perfetto eliminamento poi in futuro di quello che sarebbe il nostro Parlamento. Come dicevo, sui dati bisogna lavorare, perché sinceramente un 70% di classe operaia che vota sì a questo referendum ci fa pensare che il paese non funziona bene e che ovviamente servono delle riforme, ma delle riforme un po' più mirate. I giovani ci stanno provando, sono, diciamo, tra nelle percentuali sono tra coloro che hanno votato maggiormente per il no, quindi anche loro dovranno in qualche modo, anche noi, tra virgolette, dovremo in qualche modo adoperarci per sicuramente adottare dei correttivi quantomeno, diciamo, vicini a quello che è l'ordine costituzionale, per non deviare poi quello che è il corso originario della Costituzione.
Nel mio piccolo periodo di studio, avendo un'idea comunque, che deve essere approfondita sui sistemi elettorali, io sarei per un proporzionale. Ovviamente va ragionata la soglia di sbarramento, perché se si pensa che nelle regioni soltanto chi ha un 20% riuscirà quindi a governare, è abbastanza, diciamo, alta questa soglia e non permetterà sicuramente, come dicevamo e abbiamo spesso fatto riferimento, a partiti più piccoli di emergere. Sarà un grosso problema avere una soglia di sbarramento alta. C'è chi pensa, diciamo, ad un ritorno del Mattarellum, ma ci sarebbe molto da ragionare, soprattutto su come poi si intende volere questa rappresentanza, soprattutto in collegi che saranno enormi. Certo. Insomma, il prossimo tema sul quale, insomma, voglio confrontarmi con voi e spero di poter, come dire, approfondire ancora sarà proprio questo dei sistemi elettorali. Ma credo che non sarà l'unico e l'ultimo perché, insomma, il mio intendimento è quello di proseguire questo dialogo e questo ragionamento, con voi innanzitutto perché, insomma, i giovani sono sempre apportatori di linfa vitale e di grande, come dire, voglia e volontà. Non sempre, non tutti, ma voi sicuramente, voi tre sicuramente lo siete. E quindi, insomma, avremo modo di parlare. So che due di voi hanno partecipato ad un interessante, incontro di studio. Me ne volete parlare? Sì, è stato un weekend, diciamo, pieno di scoperte, è piacevole innanzitutto. Io, stando nel mondo delle relazioni internazionali, trovo spesso questi incontri. È stato un incontro tenuto online, purtroppo a causa del Covid ormai non si può fare in presenza, anche dati i grandi numeri a cui hanno aderito i giovani. Ed è stato un incontro tenuto appunto online, organizzato dai ragazzi di ICMA Bologna, appunto affiliati all'Alma Mater Studiorum di Bologna, che attraverso diciamo queste conferenze ci hanno dato la possibilità di ascoltare grandissimi relatori. Abbiamo ascoltato l'ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, l'ambasciatore italiano per il Brasile, Romano Prodi, Enrico Letta, tutte personalità di spicco che lavorando all'estero hanno dato un contributo, come dire, per noi studiosi eccellente. Abbiamo, diciamo, approfondito quelle che sono le questioni europee, quello che è il balzo cinese, quindi diciamo un'analisi su vari piani di quello che è appunto la nostra realtà internazionale. Uno degli interventi che mi ha colpito sicuramente di più è stato quello di Enrico Letta. Enrico Letta crede molto nei giovani, nell'Europa, e dico che oggi si può partire e si deve parlare con i giovani, anche perché Next Generation EU sarà un progetto enorme che dovrà coinvolgere soprattutto i giovani. Io anche ho partecipato a questo incontro, a questi incontri, 4 giornate di studio, di dialogo e di confronto, stancanti ma allo stesso tempo emozionanti. Ho partecipato anche a un workshop a proposito di digitale e abbiamo trattato il problema del digitale in Europa. Sappiamo che l'Europa è tra la Cina e gli Stati Uniti e a carenza proprio sul digitale. Sicuramente il problema del digitale in Europa è emerso che non è soltanto economico, ma è soprattutto politico, perché i vari paesi non abbracciano una linea comune e qui l'Europa dovrebbe proprio trarre forza dalla sua diversità, perché citando Romano Prodi, l'Europa è binomio di solidarietà, ma allo stesso tempo di responsabilità, e soprattutto noi giovani che siamo la generazione dello smartphone, del pollice sullo smartphone, per dirla alla Michelle Serre, dobbiamo far sì che il futuro non sia peggio del passato e prendere parte alla vita politica. Beh, e quindi ci auguriamo che permanga il pluralismo all'interno delle istituzioni. Certo, questo è un augurio sicuramente a cui tengo anche io molto. Voglio chiudere questa conversazione con Antonella Viceconti, che è la prima di voi che è già rientrata in università presso la sua sede, che è Firenze. Vorrei che ci raccontasse proprio in due parole la sua esperienza di rientro post-Covid e post-referendum. E
e post elezioni amministrative, perché non dimentichiamo, in Toscana si è votato anche per le regionali. Sì, 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 no, è stata una, è una bella esperienza prima di tutto, perché tornare in università significa prima di tutto tornare ad approfondire i propri studi, soltanto appunto studiando anche si può capire la dinamica della società, qualsiasi sia il proprio corso di studio. Io infatti sto parlando con dei giuristi mentre la mia materia appunto è l'antichità e Firenze sta risentendo ancora del post-Covid, proprio in questi giorni c'è una viene portata avanti una campagna per salvare una delle attività più antiche di Firenze, perché Firenze è una città che si nutre di turismo e ancora, ancora appunto soffre per questo motivo. Non essendo però addentrata nella vita, diciamo, anche politica, civica, fiorentina, non ho risentito molto finora e non ho sentito soprattutto dei commenti riguardo queste elezioni. In Toscana si è temuto tanto, anche i sondaggi possono lasciar comunque capire, in generale i sondaggi e ora i risultati che si sono verificati lasciano capire quella che era la situazione. Speriamo che appunto questa giunta possa continuare a portare avanti anche una sorta di continuità con il mondo accademico che già avevamo visto. Noi studenti comunque devo dire qui in Toscana siamo molto agevolati sotto alcuni punti di vista, forse perché è una regione che proprio crede negli studenti e nella forza delle università, e proprio all'interno delle università vedo che vengono portate avanti molte anche ora attività per avvicinare i giovani sempre di più a quella che è la realtà sociale, e fa sempre piacere anche durante le lezioni magari di storia romana sentire un riferimento da quello che era il Senato romano a quello che è la nostra politica attuale, e quindi speriamo che questo possa aiutarci e possa essere linfa per i nostri futuri dibattiti. Cavalli ancora in Senato non ne sono stati portati ultimamente, che io sappia. No, cercherò di approfondire anche però questo paragone con Caligola lo Caligola, poverino Caligola. Va bene, ragazzi, vi ringrazio, ci tengo molto veramente a ringraziarvi e vi invito a non interrompere questo filo di dialogo e vi saluto. Grazie, grazie, a presto. Ciao, grazie. Ciao.